E posso chiederti se tu hai mai consumato eroina? Hai avuto esperienze dirette con l'eroina ed eventualmente come ne sei uscito? Sei? No, io non sono mai stato eroinomane, diciamo, nel senso di aver assunto eroina. Credo di aver tirato due volte due tiri di eroina che pensavo fosse cocaina, ma neanche della cocaina sono stato mai assolutamente un praticante. Assolutamente. Sempre perché ti trovi in situazioni che ti offrono sto tiro, queste puttanate qui. Insomma. Sì, sì. Dopodiché, due volte mi sono confuso, ma pensavo di essere. Dico, vabbè, facciamo sto tiro di cocaina. Quindi ti è successo come Uma Thurman in Pulp Fiction, praticamente? Perché sì, lei... una cosa che non mi ero accorto, dico, ma che mi avete fatto tirare un attimo dopo? Sono stato malissimo per 24 ore, vomitando, insomma, steso sul letto senza potermi muovere, un vero disastro. Però devo dire, quei due disastri, uno di un disastro e mezzo piuttosto, puramente dovuti all'equivoco, all'equivoco peraltro di un'altra sostanza che ugualmente è assurda, sì. Perché adesso diciamo la verità, la cocaina è un'altra fissa pazzesca che pure ha preso un sacco di gente, non me, devo dire in tutta onestà, per cui poi rivedevi che invece di avere fatto questa cosa stranissima, una tantum, diventavano delle abitudini insostenibili, certo. Insopportabili, vabbè. E provocavano anche effetti catastrofici. La cocaina ormai è decollata, cioè ormai dalla casalinga da un certo punto di vista è una droga anche più pericolosa dell'eroina, perché poi l'eroina appunto ha questo effetto di mortifero, insomma di mortalità, che ti dà anche il piacere della scomparsa, sì. Ecco, si potrebbe definire. Quando uno dice lo sballo da eroina è uno sballo da scomparsa. Stai lì in una poltrona. Tutto ti appare assolutamente secondario, insomma. Invece la cocaina è ben altro. Comunque, per tornare un attimo sul pezzo, stavamo dicendo che questa fu la prima vicenda di Frigidaire, vabbè, che poi portò alla chiusura. Dopodiché però siamo andati avanti, perché noi siamo andati in edicola fino al 95, nel 90, sì. 91 abbiamo fatto il Lunedì della Repubblica, nel 94. E poi chiariamo una cosa, il Lunedì della Repubblica non ha a che fare con l'attuale Lunedì della Repubblica. No, cioè ha a che fare. Il giornale. Sì. No, ha a che fare nel senso che noi abbiamo fatto il Lunedì della Repubblica quando la Repubblica non usciva di lunedì. Sì. Poi dopo 24 numeri, per ragioni ovviamente sempre economiche. Quindi sfruttavate il marchio, facevate quello che oggi sarebbe evitato. Sì, infatti avevamo la testata che però abbiamo venduto, perché se la volle comprare, a Caraccio, alla Repubblica. Sì. Per cui l'attuale Lunedì della Repubblica è il nostro Lunedì della Repubblica, ovvero un giornale falso che è diventato un giornale più falso ancora, cioè pseudo vero. Come si potrebbe dire. È vero, è un po' paradossale la vicenda. Sì, è un po' paradossale. Quindi nel 95 questa vicenda di chiusura. Quindi nel 95 abbiamo interrotto, invece poi abbiamo fatto ancora un'uscita nel 98, che c'era questo viaggio clandestino di Scalzone in Italia, ma un numero unico di fatto del 98, e poi siamo invece usciti nuovamente nel 2001, poi siamo usciti in edicola fino al 2003, poi abbiamo fatto questi numeri che ti dicevo, sì. Che hanno una circolazione però finora di 5.000 copie cada uno, insomma è, diciamo quasi distribuzione diretta. Tra l'altro mi pregio di essere riuscito a partecipare alla seconda ondata di Frigidaire, quella dal 2001 al 2003, l'opportunità. Poi devo dire è molto interessante, se la vai a vedere, appunto è uno di quei momenti in cui cambia ancora la generazione, sì. Dei protagonisti, pur restando sempre quelli di prima anche, no? Perché poi c'è Mugnaz, Scozzeri, insomma i viventi sono sempre lì. Sparagna, citiamolo anche. Sì. Uno. Sì, è chiaro. Però insomma ci sono. Era un momento di passaggio molto interessante. Sì, no, ci sono stati i giovani già negli anni 80, De Lucchi, Palumbo, Germandi. Però sempre a proposito di pubblicazioni in qualche modo folli, io ti voglio assolutamente chiedere questa cosa in chiusura, vorrei che tu mi raccontassi la vicenda della Stella Rossa che voi stampaste finta e poi distribuiste sul fronte afghano rischiando con ogni probabilità la fucilazione o giù di lì, cioè vogliamo raccontare questa idea? Giù di lì nel senso di peggio ancora, peggio ancora. Fucilazione o peggio. In pratica durante l'invasione sovietica dell'Afghanistan voi andaste a stampare un finto giornale sovietico in cui si diceva che la guerra era finita in sostanza. Esatto, sì, facciamo un'operazione che si usa dire in termini strategici di guerra psicologica. Guerra psicologica. E poi si è andati a distribuirla sul fronte come dei pazzi. Sì, lì siccome facevamo questo Krasnaya Zvezda Stella Rossa, che era l'organo delle forze armate sovietiche, e usciva in 2,5 milioni di copie al giorno per tutta l'armata rossa. Sì. Naturalmente tutti i soldati, gli ufficiali, insomma i 500.000 sovietici che stavano in Afghanistan erano regolarmente riforniti da Stella Rossa come giornale, era il loro giornale. Quindi andavamo a distribuire il giornale alle truppe d'occupazione sovietica in vari modi i più arditi. Ma ci hanno creduto i militari? Hanno creduto che veramente la guerra fosse finita? No, naturalmente il fatto è questo. Il giornale
uscita rispetto alle dentro le guarnigioni sovietiche, oppure preso dai soldati sovietici, a parte che è uscito anche clandestinamente in Russia, certo, naturalmente, ovviamente, in parallelo, ma veniva visto come una straordinaria provocazione, perché poi annunciava lo scioglimento dell'impero sovietico, il potere nuovamente nelle mani del popolo. Avete anticipato di qualche anno? Sì, no. Anticipando di anni. Democrazia, eccetera, eccetera, e la fine della guerra e la fraternizzazione con i Mujahedini, quindi basta con la guerra, tutti a casa, tutti i soldati felici. Ovviamente non ci voleva molto a capire che era una provocazione, un gioco, una satira, uno sbeffeggio, però questo sbeffeggio, partendo da un vero desiderio, che era fatto insieme a tanti amici russi dissidenti, quindi una cosa, tante cose anche scritte da me, ma scritte e poi tradotte in russo, ma con, diciamo, quella sorta di conoscenza diretta delle cose che può avere soltanto uno che è interno, ecco, quindi senza, certo, non dei giornali piombati dall'alto, ma erano proprio fatti insieme ai russi, dai russi per i russi, uno slogan così scontatissimo, guidati dentro un contesto che aveva entusiasmato i russi, che era questa nostra invenzione del falso, cioè l'interferenza per, diciamo, mostrare il falso della comunicazione dominante. Quindi questo giornale, no, la cosa divertente è che appunto fece talmente arrabbiare i russi, sì, grandi alte gerarchie, che Stella Rossa, la vera Stella Rossa, uh-huh, e la letteratura e la Gazzetta fecero dei lunghissimi articoli contro questi falsificatori del mondo che eravamo noi. Ma poi l'avete fatta franca, in realtà. siete riusciti a scappare? No, noi siamo riusciti a scappare. Beh, noi, diciamo, abbiamo attraversato a piedi tutto l'Afghanistan, da Peshawar fino a Kabul. Siete pazzi, completi, incredibili. Un gruppo di mujahedin, naturalmente travestiti da mujahedin pure noi. Mujahedin vuol dire lì essere vestiti da afghani. Bin Laden non l'avete conosciuto in quel momento? Bin Laden non l'abbiamo conosciuto, ma devo dire per caso, ma perché noi siamo arrivati un po' prima di Bin Laden. Ok. E Bin Laden ha avuto un peso soprattutto dopo. No, ma la cosa che è veramente paradossale è che a quel momento, se l'Europa avesse avuto una qualche forma di intelligenza di quello che stava accadendo, avrebbe dovuto sostenere questa lotta di liberazione profonda del popolo afghano contro i sovietici. E invece era un altro ha lasciato tempo che se ne occupassero gli integralisti jihadisti alla Bin Laden, e i risultati. E l'errore si paga ancora oggi. Io continuerei ancora per svariate ore a parlare con te della tua vita e delle tue attività incredibili, però purtroppo devo chiudere la trasmissione. Immagino. Senti, no, ti ringrazio tantissimo. Comunque, grazie, quando vogliamo risentirci volentieri, ma anzi, se i nostri ascoltatori vogliono fare informarsi su frigolandia.eu, fare il passaporto, e tu stesso vuoi venire a diventare cittadino, sicuramente. Sai, l'idea della Repubblica è proprio per unire i diversi, per unire i popoli, e, no, e io sono più diverso degli altri, allora, verrò molto, molto volentieri. Tanto, guarda, come dicevo noi, non tutti i diversi sono uguali. Grazie a Vincenzo Sparagna, che è stato, grazie, con noi. Io saluto anche gli ascoltatori. L'appuntamento a sabato prossimo. Restate comunque insieme a Radio Street. Tra pochissimo c'è Giorgio Grasso con Ufficio Spettacoli in versione settimanale. Noi ci sentiamo sabato prossimo. Ciao a tutti. Radio Street. Sono le 18:02.